Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questi auricolari Bluetooth per corsa e fitness marcati Edge Buds. Gli auricolari arrivano all'interno di questa confezione di cartone, presenta una chiusura con calamita. È una confezione, diciamo, ben curata. Rimuoviamo questa parte di plastica. Eccola qua. Allora, potete vedere innanzitutto che sono presenti quattro tipologie, o meglio, due tipologie di gommini. I primi sono di gomma, o meglio di silicone, servono per adattarsi alla cavità uditiva al meglio. Abbiamo due dimensioni, la medium, che è questa qua, la large, come vedete è la dimensione più larga. E poi dovrebbero esserci attaccati comunque altri gommini che dovrebbero essere dimensione large. Un attimo che verifico insieme a voi. È caduto, vado a recuperare al volo. Ecco qua. No, mi sono sbagliato. Allora, abbiamo tutti sbagliano, abbiamo la versione Small, che quindi questa qua che ho in mano, la versione medium che è montata sopra gli auricolari, e la versione large che invece è quella più grande. Ecco qua come sono tutte e tre le dimensioni. Vado a mettere via. Mentre sulla destra che cosa abbiamo? Dite, vabbè, ci abbiamo già dei gommini rossi, magari cambia il colore. Ebbene no, sono dei gommini comunque di diversa dimensione, large e medium, che però hanno, come posso dire, un materiale che una volta che si mette nell'orecchio prende proprio la forma del timpano. Quindi guardate quando schiaccio come resta schiacciato. È un tipo di gommino che richiama un po', se volete, i tappi, quelli là per la batteria professionali, per proteggere comunque l'udito. Quindi devo dire che questi tappi sono magari pensati per una maggiore insonorizzazione, per non far entrare all'interno dell'orecchio rumori esterni, quindi svolgono bene questa funzione e sono anche più comodi, si adattano al meglio alla propria cavità uditiva. Andiamo a tirare fuori, o meglio ad aprire la confezione per bene. Cosa c'è? Un cavetto, vabbè, il classico cavetto di ricarica USB, micro USB, cavetto piatto, non è proprio lungo, però va bene così. Lo rimettiamo via. Abbiamo poi un sacchettino in similpelle, ditta dell'azienda, per riporre le cuffie quando non le si utilizza, comodo. E poi qua abbiamo il manuale di istruzioni. Le lingue sono in inglese. Purtroppo non c'è italiano, comunque è spiegato veramente bene perché alla fine ci sono anche i disegnini a prova di diciamo di difficoltà, a prova di difficoltà, e quindi si capisce bene più o meno cosa c'è scritto. Abbiamo poi un foglietto dell'azienda, ma andiamo adesso a vedere da vicino le cuffie. Eccoci qua con gli auricolari. Ciò che mi ero dimenticato di dirvi è che è presente anche questa piccola clip di plastica, anzi di gomma, che permette di accorciare il filo in eccesso, filo o meglio cavo, che adesso vi dico quanto misura, ma prima vi dico che questi auricolari hanno un peso veramente leggero, che si aggira, un peso che si aggira infatti attorno ai 100 grammi. Sono molto leggeri, hanno un cavo piatto che è ideato essenzialmente per evitare che si ingarbuglino, ed hanno appunto una misura, una volta srotolato, di 54,5 cm. La parte destra degli auricolari, come anche quella sinistra, è zigrinata. Beh, potete magari vedere se zoom un attimo, c'è queste zigrinature a destra e a sinistra. I materiali sono comunque plastica. E restiamo magari sulla parte destra, eccola qua. Andiamo ad accendere. Allora, la parte destra presente questo bottone che permette di accenderle tenendolo premuto.
Come vedete c'è un LED che risulta essere di colore rosso e blu, i colori si alternano in fase di pairing, di accoppiamento col proprio smartphone o col proprio tablet device. Abbiamo poi il tasto più e meno per aumentare o diminuire il volume o per cambiare traccia musicale. In basso abbiamo uno sportellino che permette di inserire il cavetto di ricarica USB, micro USB che arriva in dotazione. E sulla parte dietro, come vedete, c'è anche il foro del microfono che permette di utilizzarli anche durante una chiamata vocale. La parte in alto invece non è di plastica dura come sono molti auricolari Bluetooth, è invece di una gomma abbastanza morbida e flessibile che quindi non le rende fastidiose una volta che si vanno ad utilizzarli e comunque conferisce un ottimo grip all'orecchio. Vi dico essenzialmente i dati tecnici sono compatibili con la maggior parte dei device che ho testato sul mio Lenovo Moto G4 e anche sono compatibili con gli smartwatch, quindi possono venire abbinati a qualsiasi dispositivo come anche un computer. Infine possono anche essere abbinati a due dispositivi contemporaneamente. Hanno poi un livello waterproof IPX7 che le protegge da pioggia, sudore, schizzi d'acqua e anche dalle cadute accidentali in acqua, non al di sotto di 1 metro e non oltre 30 minuti. Una batteria agli ioni di litio da 110 mAh e una distanza massima dalle cuffie col proprio device di 10 metri. La ricarica viene completata dopo 2 ore ed è prevista comunque la possibilità di parlare ed ascoltare musica fino a 9 ore. Poi per accoppiare gli auricolari col proprio device è facile, basta infatti premere il tasto, come avete visto, Power Off On finché il LED lampeggerà di blu e rosso e apparirà poi la scritta HBUDS H1 sul proprio device e una volta schiacciata questa scritta l'accoppiamento verrà completato. Per quanto riguarda la funzionalità del prodotto, allora premendo una volta il tasto più e meno si aumenta e diminuisce il volume, tenendo premuto per 3 secondi il tasto più e meno si passa alla traccia successiva precedente, tenendo premuto per 3 secondi il tasto Power Off On si spengono e accendono le cuffiette, premendo una volta il tasto Power Off On si mette in pausa la traccia musicale e alla ricezione di una chiamata premendo una volta il tasto Power Off On non si risponderà alla chiamata, mentre premendo sempre una volta il tasto Power Off On si richiuderà la chiamata. Prima di concludere questa piccola recensione, che spero vi sia stata in qualche modo utile e che vi abbia orientato se comprare o meno questo prodotto, vi dico giusto 2 parole riguardo al test di questi auricolari. L'ho provato all'incirca per 3 giorni durante una corsa in palestra. La batteria finora non si è ancora scaricata, quindi un punto positivo, come anche positivo il fatto che sono impermeabili. Potete andare quindi a correre sotto la pioggia senza alcun problema di danneggiarli. Ovviamente chiudete lo sportellino dove è presente l'ingresso micro USB per renderli totalmente ermetiche all'acqua soprattutto, e parlando anche di comodità, sono leggere, non si sentono una volta indossate, anche perché la parte in gomma, come vi dicevo prima, è poco invasiva, non dà fastidio. Parliamo un attimo di audio. Allora, tenendo già il volume a metà col cursore sul dispositivo risulta essere già fortissimo, quindi non voglio neanche pensare quando il cursore si sposta a livelli più alti, sprigiona veramente un volume forte. Questo è il messaggio che vi voglio far passare. A volume basso si può percepire il classico fruscio del Bluetooth, che però scompare appena si alza il volume ed è presente su molti auricolari Bluetooth, quindi non c'è da preoccuparsi. La qualità dei bassi l'ho trovata veramente buona, questo è un aspetto molto positivo. Un po' meno invece gli alti, che mi sono risultati, come posso dire, un po' soffocati. Mi sono quindi piaciuti particolarmente. Per quanto riguarda invece l'insonorizzazione rispetto ai rumori esterni, punto positivo anche qui perché è molto buona anche grazie ai gommini che vi dicevo prima, neri, che permettono veramente un'insonorizzazione ottimale. Riguardo poi il suono in entrata e in uscita durante una chiamata vocale, non ho riscontrato punti di debolezza. Se avete qualche domanda, io sono qui, non esitate a pormela.